Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui impareremo qual è il metodo migliore e più veloce per utilizzare i modificatori, ovviamente utilizzando Prusa Slicer. Purtroppo ho notato che le persone sono molto scettiche nell'utilizzo di Prusa Slicer e soprattutto alcune persone che tra l'altro lavorano nel campo della stampa 3D e che creano contenuti su questo argomento, snobbano molto Prusa Slicer e preferiscono invece altri programmi come ad esempio Cura. Vi farò vedere molto brevemente che Prusa Slicer ha nettamente superato Cura. Ad ogni modo, Cura rimane un ottimo programma per chi lo sa utilizzare, ma perché dobbiamo complicarci la vita quando possiamo utilizzare un programma che ha un sacco di funzioni interessanti, semplici e potentissime. Iniziamo subito a lavorare. Allora, ho creato su Fusion un oggetto molto semplice, che potrebbe essere ad esempio una cerniera. Abbiamo quindi un foro passante che può essere filettato per ad esempio avvitarci una vite o farci passare un perno. Vogliamo quindi che questa zona sia molto resistente per non cedere alle forze che vi applicheremo. In breve vi faccio vedere l'oggetto come è composto. Abbiamo l'oggetto principale che, come possiamo vedere, è un solido all'interno pieno. Poi ho costruito due oggetti che intersecano il nostro oggetto principale. E vi stanno all'interno e questi due corpi saranno appunto i nostri modificatori perché andranno a modificare alcune caratteristiche del nostro oggetto. Possiamo appunto vedere che gli oggetti si intersecano fra di loro e vediamo che questo parallelepipedo sta all'interno del nostro oggetto con un certo offset dalle pareti. L'ho creato appositamente in questo modo perché andrò a variare il riempimento interno in questa zona. Voglio farti vedere molto praticamente qual è la differenza tra i due programmi. Quindi adesso ci spostiamo un attimo su Cura, proviamo a impostare i modificatori lì e poi ci spostiamo subito su Prusa Slicer. Carichiamo i nostri tre oggetti e vediamo che Cura ce li posiziona sul piano. Potremmo andare a sistemarli come vogliamo, ma non troveremo mai un'opzione che ci permette molto velocemente di gestire questi tre modificatori. Dovremmo utilizzare dei trucchetti, degli stratagemmi per riuscire a combinare tra loro le varie origini e le varie coordinate dei tre pezzi per riuscire a riposizionarli correttamente come li avevamo disegnati su Fusion. Questa cosa, a mio parere, è troppo macchinosa, è troppo complicata e non è preciso, meglio, se utilizzate quei trucchetti è preciso, però porta via tempo nella modellazione e anche nella fase di preparazione. Vediamo ora quanto è semplice fare questa operazione su Prusa Slicer. Apriamo il nostro programma, clicchiamo sul pulsante aggiungi, carichiamo l'oggetto principale, posizioniamo l'oggetto come lo vogliamo stampare. In questo caso non ho ancora caricato nessun modificatore. Come possiamo vedere, il nostro oggetto verrà stampato normalmente con le sue impostazioni e in toto al 50% di riempimento. Vediamo che il tempo stimato per la stampa è di 7 ore e 19 minuti. Torniamo nella modalità 3D. Adesso andiamo a caricare i nostri modificatori. L'errore che fanno molte persone è quello di importare i modificatori molto semplicemente all'interno del piano di stampa in questo modo, ma come vediamo otterremo lo stesso risultato di Cura, quindi dovremo andare manualmente a ruotare i modificatori e cercare in qualche modo di farli combaciare ottenendo un risultato schifoso. Il metodo più veloce è andare sulla voce modifica, andare su aggiungi modificatore, carica e selezioniamo i nostri due modificatori. Apri e come possiamo vedere i modificatori vengono riconosciuti da Prusa Slicer che in automatico li posizionerà utilizzando le loro origini e la loro rotazione
che in realtà stanno all'interno del file STL, quindi semplicemente Prusa Slicer le sa riconoscere. Andando a caricare i modificatori sotto la voce aggiunge modificatore, in automatico Prusa Slicer appunto acquisirà dal file STL la loro rotazione e la loro posizione rispetto all'origine e li posizionerà esattamente come li avevamo disegnati su Cura. Infatti possiamo vedere che se noi prendiamo il cilindro e lo spostiamo, lui sta centrato perfettamente come l'abbiamo disegnato. La stessa cosa per il nostro parallelepipedo. A questo punto non ci resta che andare a modificare qualche parametro. Quindi ad esempio selezioniamo il nostro primo modificatore. A questo punto clicchiamo sulla rotellina sotto la voce modifica. Clicchiamo sulla voce riempimento. In questo modo stiamo dicendo a Slicer che all'interno del volume di questo cilindro dovremo impostare il riempimento che gli indichiamo qua sotto. In questo caso ad esempio impostiamo il 100%. Come possiamo vedere, esattamente dove avevamo posizionato il nostro cilindro avremo il nostro riempimento 100%. In questo caso potremo filettare senza problemi. Come possiamo vedere però non è stato applicato nulla dove è posizionato secondo il modificatore, questo perché non gli abbiamo ancora impostato nessun parametro di modifica. Selezioniamo quindi il nostro secondo modificatore, clicchiamo su modifica, riempimento, e in questo caso invece vogliamo abbassare il riempimento e lo portiamo ad esempio al 10%. In questo modo otterremo delle pareti ai lati piene al 50%, mentre all'interno avremo un riempimento del 10%. Ovviamente dipende cosa ci dobbiamo fare con questo pezzo, ma a mio parere abbiamo risparmiato una mezz'ora, quasi un'ora buona sul tempo di stampa, abbiamo risparmiato anche del filamento e all'interno non è cavo, c'è comunque un po' di riempimento che darà comunque rigidità al pezzo. La figata di questa funzione che offre Prusa Slicer è che se noi prendiamo il nostro oggetto e lo andiamo a ruotare, i modificatori rimarranno sempre imparentati e ancorati al pezzo principale, quindi noi gli possiamo fare qualsiasi modifica, possiamo scalarlo, possiamo fare qualunque cosa e i modificatori rimarranno sempre legati al nostro oggetto principale.